consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Salve a tutti e bentornati in questa nuova puntata della rubrica Per Caltanissetta Live a favore dei nostri amici animali. Oggi affronteremo un argomento molto particolare, di carattere prettamente medico-veterinario, di un settore scientifico-disciplinare molto specifico, che è appunto l'ortopedia. Discuteremo di un disturbo scheletrico che affligge purtroppo tantissimi cani, indipendentemente dalla razza e dal sesso. L'età è irrilevante come criterio di analisi, che si chiama displasia dell'anca. E solo questo nome già so che fa tremare tanti proprietari di animali, perché in effetti è un incubo non solo per il proprietario, che giustamente si preoccupa che il proprio cane possa mostrare questo grave disturbo scheletrico, ma per il cane stesso, che ovviamente si porterà dietro sin dalla nascita fino alla fine dei suoi giorni questo disturbo. Devo dire effettivamente molto grave, ma secondo una scala graduata è indicata con lettere, ad esempio il grado A, il grado B e così via. E naturalmente più si va avanti in questa scala più si indica la gravità di questo problema. Dicevo, con questo nome, displasia dell'anca. Come dice il termine stesso, displasia sarebbe praticamente una formazione distorta, una formazione anomala di quella che è l'articolazione coxofemorale, praticamente nello specifico però dell'anca. In pratica, in questo disturbo scheletrico vediamo che è la testa del femore, qui accanto ho un modellino che sarà molto più facile così facendo da mostrarvi e soprattutto per considerare quello che vi sto dicendo così a parole. Dunque, immaginiamo che questo sia il treno, una parte del treno posteriore del cane, e di conseguenza abbiamo il bacino e i due femori, il destro e il sinistro. Vedremo quindi che in una forma di displasia dell'anca il femore non sarà coinvolto più di tanto, perché nella sua conformazione morfologica sarà perfettamente nella sua fisiologia. Il problema è che l'acetabolo, quindi del bacino in cui viene alloggiata la testa del femore, si noterà un certo appiattimento della sua concavità. Più è piatto questo acetabolo, e quindi la sua concavità ne risulta sempre meno accentuata, più sarà grave la cosiddetta displasia appunto dell'anca, e quindi l'articolazione coxofemorale che sto indicando in questo preciso momento sarà naturalmente molto distorta nel suo funzionamento, e per il cane sarà un grave problema affrontare una vita di relazione normale con questo disturbo scheletrico. E dicevo quindi che più è piatto l'acetabolo in cui si alloggia la testa del femore, e più naturalmente sarà grave la displasia. All'interno dell'acetabolo e all'esterno della testa del femore vi si trovano due superfici, dette appunto superfici articolari. Nel mezzo troviamo un liquido lubrificante delle superfici articolari stesse, chiamato liquido sinoviale, che nella realtà dei fatti fa sì che ci sia meno attrito possibile fra le due superfici articolari, che devono muoversi esattamente in questo modo. Il cane, facendo questo movimento, avendo una perfetta aderenza in caso di normalità del suo apparato scheletrico, avremo quindi un acetabolo abbastanza, per non dire perfettamente, aderente alla testa del femore. All'interno le superfici articolari, scorrendo tra di loro, sfregando anzi tra di loro, con all'interno e nella parte interposta fra le due superfici il liquido quindi sinoviale, vedremo che l'attrito fra queste due superfici articolari sarà sempre meno, per non dire quasi praticamente inesistente, e quindi garantita l'integrità della superficie articolare. Detto ciò, in un cane invece purtroppo colpito da displasia dell'anca, soprattutto diciamo sì in un grado molto grave, sto parlando di un grado C, un grado D, gradi veramente quasi invalidanti della vita di relazione di un animale, vedremo che quindi l'acetabolo in cui è alloggiata la testa del femore sarà sempre più piatto, quindi sempre meno concavo, e allora l'anca
non avrà una sua funzionalità completa e corretta e quindi la testa e il femore all'interno di questo acetabolo non farà questo movimento, ma, e ora è difficile da mostrarvi, ma immaginate che questo movimento non sia così fluido e quindi perfettamente armonico, data l'integrità di questa articolazione finta essendo un modello, ma in quel caso la testa e il femore scivolerà in avanti e indietro, o tanti altri movimenti distorti e per questo displasia, perché ci richiama anche a e non solo una formazione, dicevo, distorta, distorto sarà anche il movimento stesso che farà l'animale, causandogli quindi un certo dolore. È per questo che come disturbo scheletrico risulta essere anche preoccupante e difficile poi da gestire. Primo perché, dicevo, già detto più volte, la vita di relazione dell'animale ne sarà fortemente compromessa, proprio perché il cane avrà difficoltà nei suoi movimenti, zoppicherà, il treno posteriore deambulerà malamente, ma soprattutto avrà molto dolore. La diagnosi della displasia dell'anca non si fa né a parole né soprattutto attraverso un semplice esame clinico. Bisogna refertare attraverso una diagnosi radiografica questa patologia. Così, se tra di voi, amici, qualcuno dovesse avere il dubbio sul proprio animale che possa essere colpito da displasia dell'anca, non abbia timore a rivolgersi al proprio medico veterinario che potrà eseguire in qualunque momento una radiografia ventrodorsale, posto con l'animale in decubito dorsale, finalizzata alla diagnosi radiografica della cosiddetta displasia dell'anca. Se parliamo di un cane di razza, a maggior ragione col pedigree, allora in quel caso servirà anche, a seconda delle finalità, che vorrà percorrere il proprietario, come ad esempio la riproduzione selezionata, e vi invito in tal senso a rivolgervi a un medico veterinario con una certificazione rilasciata dall'ENCI, che è un'abilitazione che permette di poter eseguire le certificazioni ufficiali per l'ENCI. Questo sarà un medico veterinario che avrà seguito un corso di formazione ultra specifico per l'esecuzione della radiografia e per la lettura della stessa attraverso le varie centrali di lettura delle malattie scheletriche che abbiamo in Italia. Chiusa parentesi. Qualunque veterinario, però, me compreso, potrà eseguire una normalissima radiografia ai fini della diagnosi della displasia dell'anca, non soltanto per la certificazione ufficiale, ma per la diagnosi appunto. E quindi, quando vedete un cane che nel treno posteriore evidenzia una deambulazione eccessivamente anomala e quindi poco conforme al suo standard di razza, parlando di un cane di razza, o comunque è una certa zoppia nel treno posteriore, il trascinamento delle zampe posteriori sempre e quant'altro, non abbiate timore a rivolgervi di corsa al vostro medico veterinario in modo tale da poter eseguire una di queste radiografie e fare così diagnosi. Fatta eventualmente diagnosi di displasia dell'anca, bisognerà individuare attraverso una misurazione dell'angolo necessario alla valutazione di questo grado, che eseguirà comunque il medico veterinario, bisognerà stabilire di conseguenza una eventuale terapia. Di base, sicuramente bisognerà mettere l'animale sotto una terapia, possibilmente anche vitalizia, di un cosiddetto condroprotettore, cioè un protettore delle cartilagini, perché la displasia dell'anca, di cui abbiamo già parlato abbastanza approfonditamente, provoca uno sfregamento anomalo e quindi poco conforme alla vita di relazione dell'animale tra, dicevo già, la superficie articolare della testa e il femore e la superficie articolare dell'acetabolo, in cui la testa e il femore si alloggia per questo movimento qui. Lo sfregamento anomalo tra queste due superfici determina naturalmente una corrosione, un deterioramento delle superfici articolari stesse e quindi vanno protette attraverso un integratore, detto condroprotettore, generalmente a base di condroitin solfato e glucosamina, ancorché integrato con l'acido ialuronico, ma il vostro medico veterinario saprà sicuramente, in base al grado di displasia eventuale del vostro animale, consigliarvi il condroprotettore migliore. Nei casi più gravi in assoluto è previsto addirittura un intervento chirurgico in due modalità. Non è questa sicuramente la sede per discuterne, quindi se avrete altri dubbi potrete rivolgervi direttamente al vostro medico veterinario di fiducia, qualora doveste fare insieme a lui diagnosi di displasia dell'anca. La domanda da porsi è: si può evitare l'insorgenza della displasia dell'anca?
La risposta è no, essendo una componente congenita nell'animale, quindi presente dalla nascita, non necessariamente trasmissibile, e per questo congenita, non necessariamente quindi genetica, non necessariamente trasmissibile. Un cane con la displasia dell'anca ci è già nato, non è venuta dopo, non è arrivata dopo, non è una malattia che si contrae, è una malattia dell'apparato scheletrico che insorge dalla nascita e che il cane si porterà dietro vita natural durante. È compatibile con la vita, di conseguenza non è una patologia che necessita considerazioni ancora più drastiche che non la somministrazione di un integratore a vita o un intervento chirurgico, per cui non c'è mai da preoccuparsi più di tanto per la vita dell'animale facendo diagnosi di displasia dell'anca. Però è anche vero che bisognerà fare i conti con questo disturbo che il cane si porterà dietro sempre, legato al dolore, a una mancata, cioè quindi ha una riluttanza al movimento il più delle volte, qualora dovesse essere diagnosticato un grado molto alto. C'è una componente però genetica, come ho già detto prima, non è tuttora dimostrato al 100% come ci sia un'ereditarietà diretta fra un cane affetto da displasia dell'anca e la sua prole. È anche vero però che la comunità scientifica medico-veterinaria sconsiglia la riproduzione di animali colpiti da displasia dell'anca. E la comunità medico-scientifica in questo mi trova particolarmente d'accordo, perché è anche vero che non avendo una certezza matematica dell'ereditarietà della displasia dell'anca, la cosa migliore è evitare appunto di poter contribuire alla diffusione di questa patologia che, come ho già spiegato abbondantemente, è ovviamente cronica, potenzialmente degenerativa, sicuramente molto fastidiosa per l'animale e di conseguenza se il nostro cane dovesse essere colpito da displasia dell'anca e quindi poter fare una diagnosi radiografica sarebbe la cosa migliore per accertarcene, sicuramente riusciremmo noi a convivere con il nostro cane senza alcun problema e il cane con questa patologia scheletrica. Però è anche vero che sarebbe il caso di evitare di far riprodurre questi soggetti in modo tale da, se non altro, mettere in sicurezza l'eventuale prole. Sono certo che questi consigli vi saranno molto utili e per qualunque altro chiarimento non esitate né a contattare me, per quanto possiamo essere anche abbastanza vicini, e il vostro medico veterinario di fiducia. Sottoponete i vostri animali a controlli radiografici per escludere più che diagnosticare la cosiddetta displasia dell'anca. Somministrate sin da cuccioli dei croccantini che siano, o comunque un'alimentazione in generale che sia sufficientemente proteica e sufficientemente arricchita di condroitin solfato e glucosamina e vitamina B. Non dimenticate di farvi consigliare un condroprotettore da poter somministrare al vostro cane sia dall'età giovanile, sia in età giovanile che anche in età adulta, considerando anche, questa è un'altra parentesi che apro e chiudo velocemente, che adesso in commercio esistono anche dei croccantini, quindi un alimento industriale già integrato di condroitin solfato, glucosamina o altri elementi condroprotettori e che quindi potremmo effettivamente, volendo, somministrare ai nostri animali questi croccantini già integrati di condroprotettori. Chiusa parentesi. Detto questo, spero di esservi stato utile in queste delucidazioni circa la displasia dell'anca, di cui si parla tantissimo, ma mai effettivamente abbastanza. Per questa volta vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Consigli degli esperti, dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia. I nostri esperti al vostro servizio.